celebrazione, che sono rimasto contento per l'accoglienza, i modi dolci e gentili delle persone, del vostro padre, del cardine, del sindaco, i modi dolci che rispecchiano la dolcezza dei panorami. E qui io vengo dalla Basilicata, dalla Lucania, dalla Lucania profonda, perché probabilmente anche questa è Lucania, no? L'antica Lucania. Ma vengo dalla Basilicata e lì c'erano circa 7-8 gradi di differenza, più freddo. Qui invece il clima è dolce, come ho visto, dolci sono anche i modi, dicevo. E sono venuto qua quasi in pellegrinaggio. In realtà, ecco, io giro molto, mi invitano nelle parrocchie ad evangelizzare, a testimoniare soprattutto il ministero particolare che io esercito, che è quello di esorcista. Tante volte parlo anche ai giovani, alle scuole. Sono contento perché vedo questa assemblea anche brulicante di giovani, e non è una cosa frequente al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi nelle parrocchie i giovani stanno quasi scomparendo. Preferiscono a Maria di Nazareth Maria De Filippi, i giovani di adesso. Preferiscono alla legge di Cristo, al giogo di Cristo, la porta larga del tutto e del subito e del piacere immediato. E quindi il fatto che ci siano dei giovani e che l'uditorio non sia fatto solo di anziani è un segno bello in questa chiesa, in questa comunità. E per me, dicevo, ecco, è stato faticoso e quasi non so perché mi trovo qui. Sì, degli amici mi hanno invitato, poi Don Carmine con la sua gentilezza e accoglienza mi ha chiamato, mi ha confermato l'invito e ancora lo ringrazio, però ecco, mi trovo qui, non lo so io neanche perché, ma volentieri ho affrontato il disagio di 2 ore e mezza di macchina per essere qui, in mezzo a voi. E oggi di chi parliamo? Lo sapete tutti di chi parliamo. Parliamo di uno dei santi più grandi nella storia della Chiesa, uno dei 14 santi ausiliatori, come erano chiamati nel Medioevo. Chi erano i santi ausiliatori? Erano quei santi che erano invocati specificamente per alcune necessità, molte volte materiali specifiche. Sappiamo tutti che Santa Lucia è invocata per gli occhi, no? Sappiamo tutti che Sant'Agata è invocata per i problemi, tumori al seno, problemi al seno. E sappiamo tutti che il grande San Biagio, vescovo e martire, è invocato per i problemi alla gola. E questo grande martire, in realtà, le cui reliquie abbiamo l'onore e la grazia di custodire in una cittadina qui sul mare Tirreno, l'unica cittadina della Basilicata che si affaccia sul mare Tirreno, che è Maratea, questo grande santo ha voluto testimoniare con il suo sangue la sua appartenenza a Gesù Cristo. Quando gli è stato posto dinanzi il dilemma se rinnegare Gesù Cristo e aver salva la vita, San Biagio ha preferito dare la vita di questo mondo per ottenere l'approvazione di Dio e quindi la vita eterna. Egli avrebbe potuto anche far finta di rinunciare alla fede, lui magari di nascosto avrebbe potuto continuare ad essere cristiano, a fare i suoi riti.
avrebbe potuto anche rinunciare a manifestare pubblicamente la sua appartenenza alla Chiesa e a Cristo, ma non lo fece. Sarebbe bastata una sua firma, sarebbe bastato che egli avesse firmato un libello di apostasia, di rinuncia della fede, e avrebbe avuto salva non solo la vita, ma anche i suoi beni materiali. E invece preferì la morte, preferì essere squartato, voi lo sapete, con dei tetti di ferro che distanziavano le carni, le sue carni innocenti. E mentre veniva portato il patibolo, che una madre gli porse davanti un bambino che aveva ingoiato una lisca di pesce e stava affogando. Ebbene, lui fece quel miracolo tra i tanti di liberare la gola del bambino dalla lisca di pesce e di salvarlo. In realtà si raccontano tante altre cose vere sulla sua vita. Per esempio, in un altro periodo, durante un'altra persecuzione, egli se ne fuggì tra i boschi delle selve dell'Armenia e lì fece l'eremita. Rinunciò alle comodità del mondo, consapevole che la felicità non sta nel possedere, nell'ammucchiare più cose. Ecco, questo è anche l'equivoco, no, di tanti del nostro tempo. Attenti anche voi, cari ragazzi, cari giovani. La felicità non sta nell'avere più cose, ma nel trovare qualcuno, qualcosa al di sopra delle cose, che è Dio, nella vita di San Biagio. L'esistenza di Dio era un'evidenza e alla luce di questa verità dell'esistenza di Dio, egli sulla parola di Dio, come su una roccia, ha voluto costruire la sua esistenza. Carissimi fratelli e sorelle, carissimi amici e amiche, fedeli tutti, devoti e devote di San Biagio, che cosa ci insegna questo personaggio vissuto quasi 1800 anni fa? Qual è l'insegnamento che Cristo attraverso di lui, proprio come il sole che riflette i suoi raggi su uno specchio e tramite questo specchio riflette la luce sui popoli? Ecco, San Biagio, specchio di Gesù Cristo, che cosa vuole insegnarci? A non fare compromessi sulla nostra fede. Tante volte noi rimaniamo impressionati, no? Perché questi popoli che vengono qui in Italia hanno delle fedi che sicuramente non sono la fede in Gesù Cristo. Sicuramente è di meno rispetto a noi. O pensiamo anche agli evangelici, non conoscono la Madonna, non conoscono l'Eucaristia. Però nel loro attaccamento alla loro legge divina e alle loro scritture e a Dio sono di esempio a noi. E invece noi cattolici sembra che andiamo barattando la nostra fede per un piatto di lenticchie, per il piatto delle lenticchie di un piacere a basso costo. Sì, nessuno dice che non è cristiano. Ma essere cristiani, carissimi fratelli e sorelle, non è al giorno d'oggi a costo zero, no? Esiste la Coca-Cola zero, visto è uscita adesso, quella zero calorie. Non può esistere una fede a costo zero. Non può esistere un'appartenenza a Cristo senza rinunce e senza martiri. Certo, forse non saremo chiamati a dare la vita come San Biagio con i pettini di ferro. Forse non daremo il sangue alla fine così come decorse dalla sua carne, dalla sua pelle. Ma c'è anche il martirio dello spirito.
Dio, non solo il martirio della spada. Non è possibile essere cristiani senza testimoniare. E testimoniare in greco si dice essere martiri, martyrion è testimonianza. Questo che cosa vuol dire? Che il cristiano deve sapere che Dio è la cosa più importante della sua vita. Il cristiano deve conoscere l'immenso amore del Figlio di Dio che lo ha spinto a lasciare la beatitudine del cielo per rivestire la nostra stessa carne umana, in tutto simile a noi, eccetto il peccato. Rivestitosi della nostra umanità, il Figlio di Dio non ha sottratto il suo viso agli insulti e agli sputi. Il suo capo che fa tremare le potenze angeliche è stato perforato dalle spine della corona. E le sue mani che avevano sempre benedetto e compiuto miracoli e operato il bene verso gli altri sono state perforate dai chiodi, così come i suoi piedi che sempre avevano percorso vie di bene e di santità sono stati trapassati dai chiodi. Amor con amor si paga, carissimi fratelli e sorelle. Non si può essere cristiani se non si è nell'amore in risposta a Cristo che ci chiama, con l'amore che ci ha dimostrato nella sua passione, con il suo sangue. Il suo sangue e il suo amore, il sangue di Cristo, la passione di Cristo, ci danno la misura del suo amore. Come si misura l'amore di una persona per la disponibilità che quella persona ha nel voler soffrire per chi dice di amare? C'è un termometro per misurare l'amore di una persona. È disposta quella persona a soffrire per l'altra persona che dice di amare? E noi come rispondiamo a Cristo? Forse che ci ricordiamo della Chiesa e dell'Eucaristia solo nelle grandi occasioni? Forse che viviamo una fede di tradizione piuttosto che una fede di convinzione? Vedete che la fede è come il matrimonio, è come anche il sacerdozio. Ogni giorno si dice sì. Non è che uno dice sì quando si sposa solo il giorno del matrimonio, o chi si fa prete dice sì solo il giorno in cui diventa prete. Quello è tutto lo seffiore, uno non si rende neanche conto di quel giorno. Ogni giorno bisogna rispondere sì alla chiamata di Dio, e anche il cristianesimo si vede ogni giorno. Quante volte noi ci vergogniamo di essere cristiani? Mi rivolgo ancora ai giovani. Quando delle volte dei professori, no, che sono atei o sono radical chic, come si dice adesso, parlano contro Dio, chi è disposto ad alzarsi dal banco e dire: professore, questo non si fa, facendo questo tu manchi di rispetto a me, perché per me Dio è la cosa più importante della mia vita? Quanti di noi prima di mangiare ci facciamo il segno della croce? Perché ci lamentiamo che le cose non vanno bene se poi noi ci dimentichiamo di Dio e se non mettiamo Dio come regola della nostra vita? Come può Dio benedire il mondo se le mamme abortiscono e uccidono i figli nel loro grembo? Come possiamo parlare di pace, diceva Madre Teresa di Calcutta, pace tra le nazioni, se noi diciamo che è una conquista della libertà che una madre possa uccidere e opprimere il bambino che ha nel suo grembo? O ancora, chi è che convive al giorno d'oggi? Sono quelli che si dicono cristiani. Ma sì, ma così fanno tutti. Ma oramai che male c'è? E diceva San Giovanni Bosco che la chiave attraverso cui il diavolo apre i cuori
per entrare è proprio questa frase: che male c'è? Che male c'è? E poi ci lamentiamo che le famiglie si distruggono, e poi chi soffrono sono i giovani che sono disorientati, i figli che non hanno più punti di riferimento. Fra poco, ecco, non voglio dilungarmi eccessivamente, carissimi fratelli e sorelle, fra qualche giorno inizierà l'ineffabile festival di Sanremo, che tutto è tranne che santo, porta il nome di un santo. Dovrebbero chiamarlo Remo, non Sanremo. E lì non si fa propaganda di questo sesso libero. Non so se avete sentito, si fa propaganda di questo gender, per cui le persone non nascono più maschi e femmine, ci può essere l'eccezione che conferma la regola, ma le persone decidono loro, magari oggi di essere maschi e domani di essere femmine. E noi ci abituiamo a tutto questo, non ci accorgiamo che questa è una catechesi che viene fatta al popolo, e il nostro popolo italiano, cristiano da 20 secoli, sta perdendo la sua anima. E noi cristiani non ci accorgiamo. Non so quando noi vediamo, carissimi, quei documentari di Quark in televisione, no? Quando ci sono quegli avvoltoi che mangiano l'interiore di una gazzella e la pelle resta tutta normale fuori. Così è il nostro cristianesimo. Piano piano, un pezzo alla volta, questi avvoltoi, tramite i mezzi di comunicazione di massa, ecco, ci stanno rubando l'anima, i valori cristiani, il senso del matrimonio, il rispetto. E apparentemente sembra che siamo sempre cristiani, perché magari il nostro nome è scritto nel registro del battesimo, perché una volta all'anno portiamo la Madonna di Vigiano o portiamo un'altra Madonna, adesso io non so qui come vanno le cose. O popolo di Casalmerino, che cosa hai fatto del tuo battesimo? Che cosa hai fatto del tuo cristianesimo? O popolo di Dio del nostro tempo, hai cacciato Dio dalla scuola, hai cacciato Dio dagli ospedali, hai cacciato Dio dalle famiglie, e poi, dopo che l'hai cacciato da tutti gli ambiti più importanti della tua vita, quando soffri hai anche il coraggio di chiederti dov'è Dio, se Dio l'hai cacciato. Certo, lui ti guarda sempre con amore, ma non può salvarti se tu con la tua libertà non lo invochi e non lo chiami vicino a te. O glorioso San Biagio, come siamo bisognosi del tuo esempio e della tua benedizione, che il nostro amore, la nostra devozione verso di te non sia un fatto esteriore, non sia un fatto puramente, semplicemente devozionale o tradizionale. Certo, queste sono anche cose buone, ma se noi, guardando te, prendiamo esempio per imitare Cristo, per mettere Cristo al centro del nostro cuore, per fare di Cristo il personale salvatore della nostra vita, o popolo di Dio, ricomincia a credere con tutte le tue forze e fonti davanti al Dio Onnipotente tutti i sentimenti del tuo cuore. Grida a Lui ed Egli ti salverà ed Egli ti benedirà con le sue benedizioni spirituali. I santi non sono dei totem magici, ma degli esempi e degli intercessori che ci portano a Cristo. Il rosario e le processioni ci portano l'Eucarestia, e l'Eucarestia, quando noi mangiamo Cristo presente nell'Eucarestia, non avviene come con il cibo materiale che si trasforma in noi, ma quando noi mangiamo Cristo Eucaristico
noi ci trasformiamo in Lui, cioè diventiamo, mangiando il suo corpo sacramentale, diventiamo il suo corpo mistico, assumiamo i suoi sentimenti, assumiamo i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, diventiamo altri Cristi, rispolveriamo il sacerdozio regale e profetico che abbiamo ricevuto nel battesimo. O San Biagio, benedici questo popolo, benedici le gole di questo popolo materialmente e anche spiritualmente, benedici i cuori e le gole di questo popolo, perché questo popolo con la sua lingua e con la sua gola possa affermare che anche per noi uomini del terzo millennio non vi è altro nome se non il nome di Gesù Nazareno, nel quale noi possiamo essere salvati. Così sia. Amen. Amen.